Ok, da dove iniziamo? Per me il cinema sono i discorsi di Al Pacino in Profumo di Donne o di Maledetta Domenica. Per me il cinema sono le colonne sonore del Re Leone, oppure può essere la fotografia di The Notebook o la sceneggiatura di Memento. Per me il cinema è la semplicità di una storia vera di David Lynch. Può essere anche la solitudine di Lost in Translation, oppure la riflessione di The Big Kahuna. Però il cinema è anche realtà, come può essere Mystic River. E sono anche tutti quei pugni in pancia che Terrence Sunshine of the Spotless Mind riesce a tirarti ogni volta che le guardi. E se dovessi pensare a un finale, direi che quel finale è il Bang! Bang di Annabelle. Cinema. Buio e silenzioso. Poco prima di iniziare a raccontarti una storia. Si spera sia una grande storia, condita da quell'odore di popcorn che ti penetra le narici. Ah, ma non è il tuo, è della persona che ti sta seduta accanto, che nemmeno conosci, di cui a malapena distingui la forma. Quella stessa persona guarderà per un'ora e più le stesse tue immagini. Ascolterete gli stessi identici suoni. Eppure, quando la luce si riaccenderà, sarete cambiati, diversi, forse cresciuti, ma ognuno a suo modo. E avrete tutti e due una storia in più da raccontare. Fare film e fare cinema sono due cose molto diverse tra loro, seppur strettamente correlate. Frase scontata numero uno. Andata. Un concetto ambiguo che può generare confusione. Ebbene, sin da quando ho iniziato i primi studi, le mie prime ricerche, a frequentare persone che sulla carta ne sapevano molto di cinema, questa è la frase che ho sentito dire più volte. L'affermazione che faceva sempre maggior eco è che appena la si sentiva pronunciare, l'atto dovuto era quello di annuire, per poi girarsi dall'altra parte ed apprestarsi inesorabilmente ad eseguire la stessa identica espressione mostrata dopo aver visto per la prima volta Mulholland Drive. Tuttavia, se prendiamo quell'affermazione un po' più alla larga, ci renderemo conto che l'unica categorizzazione che, a mio parere, varrà la pena di fare sarà quella tra film di qualità e non. E con qualità non si intende soltanto una sceneggiatura senza picche oppure una regia che azzecca tutti i raccordi. Si intende, prima di ogni altra cosa, se quei film mostrano una reale consapevolezza di ciò che è la storia del cinema, la nascita del cinema, lo sviluppo del cinema. Chi è stato il primo a crederci davvero? Chi l'ha fatto diventare la settima arte? Chi l'ha manipolato, modificato, rinnovato? Allora mi sono chiesto, se non si sanno queste cose, come si può pretendere di fare realmente qualcosa di nuovo? O prima ancora, come si può pretendere di avere le basi per saper riconoscere un film di qualità? Ovviamente al di là di qualsivoglia gusto personale. E questo è solo il principio. Ce ne sono tanti e tanti altri di tasselli, ma è da qui che tutto inizia. Quindi ho deciso di ripartire da qui, da un video che non solo vuole rappresentare una summa della storia del cinema, per poi andare a piccoli passi sempre più nello specifico con ulteriori video, sempre comunque facenti parte di questo nuovo progetto che si chiama Il Mondo Cinematografico, nel quale si parlerà di storia ed altro, ma anche mostrarvi ciò che è il cinema per i veri appassionati che ci sono qui sul tubo, un'altra realtà a cui sono particolarmente legato e ai cui maggiori esponenti, secondo me, ho posto una semplice domanda. Che cos'è per te il cinema? Pure perché, diciamocelo, anche se a quest'ora già lo saprete perché avrete visto il minutaggio, questo particolare video è lunghetto e di espedienti per farlo scorrere liscio ce ne vogliono per forza. Iniziamo parlando di ciò che ha reso possibile al cinema di esistere. Azione!
il più diretto antenato della cinematografia è lo spettacolo della Lanterna Magica. Costruita dal monaco tedesco Athanasius Kircher intorno al 1646, data a cui risale la sua prima citazione, la Lanterna Magica può essere definita come la più antica e primordiale forma di proiezione. Essa riproduceva immagini dipinte su vetro, sopra una superficie come una parete o uno schermo espressamente predisposto in una stanza oscura, e molto spesso era accompagnata da un immonitore, ossia una persona che spiegasse le immagini mostrate, e dalla ghironda, la quale accompagnava con la musica le immagini. Il procedimento è molto simile a quello dei moderni proiettori di diapositive, solo che invece delle fotografie c'erano lastre disegnate. E uno studio prettamente tecnico di questo meccanismo fu iniziato soltanto nella prima metà dell'Ottocento. Attraverso tale studio si comprese che l'occhio umano riesce a percepire come movimento continuo una serie di immagini statiche e lievemente diverse tra loro, proiettate ad una velocità di almeno 16 fotogrammi al secondo. Strumenti ottici come il fenachistoscopio di Joseph Plateau oppure lo zootropio di William Horner potevano restituire quell'illusione proprio basandosi sullo stesso principio. Ponendo l'esempio del fenachistoscopio, le immagini venivano disegnate su dei rulli girevoli, i quali venivano azionati facendo ruotare una manovella e, attraverso una piccola fessura, lo spettatore aveva l'opportunità di vedere le immagini scorrere in successione e ricevere l'impressione di un movimento continuo. Sfruttando le potenzialità di questi dispositivi ottici, si iniziarono a cercare modi di proiettare fotografie in successione, così da ricreare un'illusione di movimento il più realistica possibile, seppur con l'inconveniente che il tempo di esposizione doveva essere abbastanza breve per consentire di scattare almeno 16 fotografie al secondo. Tra le centinaia di esperimenti in tutto il mondo ebbero buon fine l'apparecchio fotografico Kodak di George Eastman, capace di impressionare prima rulli di carta sensibile e poi di celluloide trasparente, il teatro ottico, il cui autore dopo un iniziale successo si fece prendere da una crisi di nervi per i nuovi macchinari più all'avanguardia del suo e ruppe tutta la sua attrezzatura, cosa che inverosimilmente succederà anche a molti altri dopo di lui, il kinetoscopio di Thomas Edison, anche se la risposta del pubblico non fu molto soddisfacente se non nei primi 2-3 anni, visto che lo spettacolo era riservato ad una sola persona che era costretta a farsi una fila chilometrica per andare a scrutare le immagini da un forellino munito di lente, e un'altra insignificante invenzione dei fratelli Lumière che avviene nel 1895 ed in seguito a molte altre scoperte in quest'ambito. C'è da dire che la cinematografia intesa come la proiezione di una pellicola stampata di fronte ad un pubblico pagante non è propriamente nata con i Lumière. Ci furono i fratelli Sladanowski che riuscirono a proiettare pellicole da 57 mm a più di una persona solo qualche mese prima con il loro bioscopio. Tuttavia furono Louis e Auguste Lumière i primi capaci di riprodurre immagini in movimento ad una massa di interlocutori attraverso un metodo finalmente pratico e funzionale. I due mostrarono per la prima volta al pubblico di Parigi un apparecchio da loro brevettato capace di proiettare pellicole da 35 mm chiamato cinematografo. È nato il cinema, un'invenzione destinata a rivoluzionare la cultura e l'industria dello spettacolo e dell'intera società del XX secolo ed oltre. Per me il cinema è sempre stato qualcosa di cui non poter fare a meno, quasi. Cioè c'è sempre stato un forte legame tra il cinema e la vita reale. Fin da piccolo subivo la fascinazione delle storie, dei personaggi, e la cosa non è che finiva lì per me. Io, anche dopo i titoli di coda, volevo continuare a vivere quelle avventure, a essere quei personaggi, quindi un'immedesimazione, un desiderio di emulazione totale. Dopo, ovviamente, crescendo, subentra un po' l'aspetto critico, se continui ad appassionarti a questa cosa, perché inizi a capire come funziona più tecnicamente anche un film e a giudicarlo in una maniera diversa, però tuttavia tuttora continuo a farmi trasportare e metto sempre al primo posto le emozioni. Se un film riesce a farmi divertire, a farmi commuovere o a farmi riflettere su qualcosa, io esco dalla sala felice, e quello che mi ha dato quel film, se è buono, riesce ad influenzarmi nel modo in cui mi rapporto con le altre persone, con le cose, con la vita in generale. Ecco, che ne so, se sono giù, un determinato film riesce a farmi stare bene, oppure ci sono battute di film che ormai sono entrate nel mio quotidiano, e quindi questo io la vivo così. È sempre una cosa un po' marzulliana, del tipo i film aiutano la vita e la vita aiuta i film, però effettivamente un po' mi ci ritrovo in questa cosa, per me è così.
28 dicembre 1895, Salon Indien du Grand Café du Boulevard des Capucines. Data e luogo a cui comunemente si associa la nascita del vero cinema nell'immaginario che ormai tutti siamo abituati a riconoscere. Fotografie che simulano il movimento proiettato su uno schermo, presenza di un pubblico che sborsa i propri soldi e l'assenza di qualsivoglia lontano parente di Michael Bay. Con le loro 10 proiezioni, la cui durata fu di circa un minuto a film, quella sera i fratelli Lumière diedero vita ad uno spettacolo del tutto nuovo e con un enorme margine di sviluppo. Ma la cosa bella è che gli inventori di questo prodigio non se ne erano accorti. I Lumière infatti non comprendono appieno il potenziale di questo nuovo apparecchio, considerandolo e sfruttandolo soltanto a fini documentaristici e mostrandolo soltanto per esibire lo strumento, non i loro film. Anche se a mio parere qualcosa intuirono, screditando ciò che diceva loro il padre, ossia Antoine Lumière, il quale in realtà fu il primo, diciamo, nella famiglia Lumière a definire il cinema come un'invenzione senza futuro e destinata ad un inevitabile calo di interesse da parte del pubblico. Perché dico che intuirono qualcosa? Il cinema, ormai liberalizzato nel 1900 dopo centinaia di cause e controversie, comincia a spopolare. E i fratelli Lumière, sin dagli albori, fra le loro primissime proiezioni, avevano messo a disposizione un breve film chiamato L'innaffiatore annaffiato, avviando un genere mai tramontato nella storia del cinema e sempre apprezzato dal vasto pubblico, ossia il genere comico. Poi ci fu la proiezione dell'arrivo di un treno alla stazione della città, che provocò grande stupore e sgomento del pubblico, il quale pensava di essere travolto. Vabbè, la storia già la sapete. Pertanto, nonostante la concezione dei Lumière vergesse prevalentemente verso un'esibizione di una scoperta tecnologica, non è che non provarono a mettere a frutto le potenzialità di quel mezzo per fare spettacolo, solo che semplicemente fare spettacolo non era tra le loro priorità. Ad ogni modo, dopo aver favorito la diffusione del cinematografo in tutto il mondo grazie all'enorme esportazione dei loro film all'estero, i Lumière smisero comunque di fare cinema intorno al 1900, precisamente nel 1901. Lasciarono come eredi, da un punto di vista produttivo e distributivo, Charles Pathé e Léon Gaumont in Francia, la scuola di Brighton in cui risiedeva il più basso e qualificato numero di produttori dell'Inghilterra e non. Dulcis in fundo troviamo negli Stati Uniti Edison e Dixon, quest'ultimo ex allievo proprio di Edison, ed entrambi fondarono una propria casa di produzione, aggiungerei anche di successo. In questo periodo troviamo diversi mutamenti nel modo di concepire una ripresa. Esempi lampanti possono essere la prima carrellata, riprendere una scena attraverso più inquadrature, la prima soggettiva. E chiudo questo discorso concedendovi qualche secondo per mostrarvi le opere maggiormente rappresentative di queste innovazioni. C'è da aprire una piccola parentesi su Georges Méliès. Sì, si dice Méliès, non Méliès. Egli, al pari di Pathé e Gaumont, aprì una sua casa di produzione chiamata Star Film, solo che a differenza delle prime due che sono tuttora attive, quella di Méliès fallì abbastanza miseramente. Allora direte voi, non è così importante, ma che cazzo? Sì, certo, abbiamo stabilito i primi film composti da più di un'inquadratura, tra cui quella di Porter che ne aveva addirittura 14. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza questo grande maestro, il quale ebbe il merito di concepire l'idea stessa di montaggio. Montaggio, la post-produzione. Con escamotage d'un dame chez Robert Houdin, alla prima botta. Méliès realizza il film con il primo esempio in assoluto di montaggio cinematografico e ci mostra egli stesso nelle vesti di prestigiatore, che potremmo definire come il ruolo della sua vita sia prima sia durante che dopo il cinema, apprestarsi a far scomparire una donna e far apparire uno scheletro al suo posto per poi far apparire nuovamente la donna. Per realizzare questo trucco Méliès arresta la cinepresa per farla ripartire soltanto dopo aver assemblato o montato i pezzi di girato l'uno di seguito all'altro in modo che non si avvertissero gli stacchi. E questo, chiamiamolo così, effetto speciale, restituiva allo spettatore l'impressione dell'istantanea apparizione e sparizione di ciò che veniva mostrato sullo schermo. Questa tecnica, che per primo l'illusionista francese utilizzò, ancora oggi è adoperata ed è nota con il nome di stop motion, purtroppo ora quasi totalmente sostituita dalla computer grafica, ma ci torneremo. Oltre allo stop motion scoprì anche altri trucchi offerti dalla cinepresa durante la sua carriera, come le sovrimpressioni. Potete vedere qui la descrizione. Le dissolvenze in apertura, in chiusura oppure incrociate. Ben presto però il suo cinema iniziò a caratterizzarsi anche di un lieve respiro narrativo. Alcuni esempi possono essere Viaggio sulla Luna, Viaggio attraverso l'impossibile, 20.000 leghe sotto i mari. Ripropose anche Cenerentola e Giovanna d'Arco. E caratteristica peculiare dei suoi film fu anche l'utilizzo del colore, reso possibile ai tempi, tingendo a mano, fotogramma per fotogramma, la pellicola. Precursore anche in questo.
Viaggio sulla Luna è però senza ombra di dubbio il suo lavoro più celebre, il primo film di fantascienza nella storia del cinema, il quale ci mostra l'avventuroso viaggio di alcuni scienziati strampalati che vengono sparati sulla Luna con un proiettile. In generale i suoi film riscuotevano un enorme successo presso i suoi contemporanei, tanto da essere a lungo imitati da altri registi in Francia e all'estero, in particolare in Inghilterra con la prima generazione della scuola di Brighton. Tuttavia, paragonati a quelli dei suoi contemporanei, gli ultimi film di Méliès mostrano quanto il suo cinema fosse rimasto ancora primitivo, un cinema legato ancora alle attrazioni, non al racconto. Chiarisco in due parole questo delicato periodo di mutamento della cinematografia. Il cinema al suo inizio, detto appunto cinema delle attrazioni, serviva per mostrare una storia che venisse per forza spiegata da un narratore presente in sala. Inoltre le storie erano spesso disorganizzate, più interessate a mostrare il movimento e gli effetti speciali piuttosto che a narrare qualcosa. Qui, mettendo a confronto questa realtà e la realtà che ora ci circonda, in cui prevale il film di finzione, è chiaro che ci troviamo in una fase di transizione del cinema. Ne è un esempio significativo proprio il già citato Méliès, che soffrì notevolmente dell'inevitabile evoluzione della cinematografia. Cinema. Passione e amore della mia vita. Il cinema è nato per riprodurre immagini in movimento, ma ciò che lo ha fatto crescere e lo mantiene giovane e attraente nelle nostre vite sono le storie che vengono raccontate, le esperienze di vita dei personaggi, le loro psicologie. I drammi personali, gli obiettivi da raggiungere, le situazioni che fanno ridere sono ciò che ci incantano ogni volta. Ci fanno sognare di essere lì, ci permettono di essere protagonisti della storia. Se Shakespeare fosse dei nostri tempi, sarebbe il miglior regista e sceneggiatore del mondo. La sua sfrenata capacità di descrivere luoghi fantastici, nei quali grandiosi personaggi consumano le proprie storie atto dopo atto, è indubbiamente un talento cinematografico nato troppi secoli prima dell'avvento della pellicola in celluloide. Oggi i lavoratori dell'industria del cinema deludono parecchio con le loro storie trite e ritrite. Le sceneggiature sono spesso banali, vuote di contenuti. Sembra che non sappiano qual è la vita vera che va documentata e romanzata. Ma la tecnologia ci viene in aiuto. E come? Dando la possibilità a giovani brillanti e senza fondi infiniti di produrre film proiettabili. Si sono moltiplicate esponenzialmente le possibilità di produrre con entusiasmo buone idee che incontrano i gusti della gente invece che trascinare qua e là materiali riciclati, caricati su un carrozzone ingombrante e costoso. Finalmente è giunto il momento per il cinema di svecchiarsi e ritrovare la capacità di interessare ed emozionare come succedeva con i primi film muti del 1900 quando era appena nato. Vedere l'arrivo di un treno in stazione o un bandito sparare diritto in camera faceva sobbalzare dalla sedia. Da quel momento il percorso è stato tutto in discesa, fino a un certo punto. Ora mi pare che la strada sia tornata ad essere in discesa. La nascita di un cinema che spiegasse storie da solo è strettamente legata ai cambiamenti sociali nei primi anni del Novecento. Verso il 1906 il cinema vive la sua prima crisi per il calo di interesse del pubblico dovuto in parte anche a spinose questioni di diritti di distribuzione, soprattutto per via della nuova compagnia di Edison e Dixon. La risposta però fu possibile grazie alla nascita di società indipendenti, sulle quali spiccò quella di Carl Immel, ossia l'Independent Moving Picture, che diventerà poi l'universo, e alla creazione di grandi sale di proiezione a prezzi molto contenuti rivolte alla classe operaia come passatempo economico. Se nel cinema delle origini o delle attrazioni la riproduzione di una pellicola era vissuta come una delle molteplici prestazioni all'interno della serata di varietà, il Nickelodeon, un ambiente espressamente dedicato alla proiezione filmica, rappresenta una fase di passaggio fondamentale verso il cinema classico. In queste sale era impensabile usare una persona per spiegare le vicende del film tramite delle letture specifiche e spesso anche notevolmente prolisse. Per questi film iniziarono a caratterizzarsi di contenuti più semplici ed espliciti per un certo periodo, in modo da facilitare agli spettatori il passaggio al diverso tipo di visioni che avrebbero dovuto sostenere. E questo significa abbandono dell'imbonitore a favore delle prime didascalie, che potevano avere sia una funzione descrittiva che narrativa. L'inserimento di tre diverse tecniche di montaggio per meglio rappresentare le trame dei film che si facevano via via sempre più complesse. Queste sono montaggio contiguo, montaggio alternato e montaggio analitico. Il bello di caricare video su YouTube è che io posso scrivere anche la Divina Commedia in 2 secondi sul video, ma voi potete semplicemente mettere stop, leggere e rimettere play. Bellissimo. È l'utilizzo del colore inserito in post produzione per comunicare allo spettatore in quale contesto si svolgesse l'azione. Che cazzo di rimo ho fatto?
si trattava di imprimere una sola tonalità alla scena. Un esempio poteva essere il blu per far capire che la scena si svolgeva di notte. E vi invito alla mia analisi di Nosferatu il vampiro, perché in quest'opera sono presenti tutti i mutamenti nell'impianto strutturale del fare film che vi ho appena indicato. Inoltre nel 1908 uscì anche il primo film d'animazione e, facciamoci pubblicità all'oltranza, anche per questo vi rimando ad un mio precedente video sull'intero mondo dell'animazione, da Fantasmagori a Gentai. Insomma, da qui fino al 1914 il cinema, seppur con qualche intoppo, vive di continue scoperte di innovazioni, sia a livello tecnico che drammaturgico. Abbiamo parlato dei grandi pionieri e fino a questo punto, nonostante il grande contributo dato da geni in Italia, Inghilterra, Svezia, Stati Uniti, ma in generale da quasi tutto il globo, possiamo dire che se in quel periodo volevi davvero respirare cinema dovevi andare in Francia. Poi ci fu la prima guerra mondiale, che non solo mise in pausa la libera circolazione dell'arte filmica, ma troncò anche il predominio della Francia in ambito cinematografico per consegnarlo agli Stati Uniti. Non perché la Francia ne uscì male, anzi, ma più che altro perché dopo la guerra i gusti delle persone subirono un profondo e radicale mutamento. Se nei primissimi anni del Novecento ci fu un effettivo cambiamento nel modo di concepire un film, mettendo, come ho già detto prima, il film di finzione in primo piano, la guerra sancì drasticamente la fine del cinema delle attrazioni per spostarsi definitivamente verso il cinema narrativo, un tipo di cinema che negli States andava per la maggiore. Ma non era solo questo il motivo. I Nickelodeon, che per precisare furono fatti prevalentemente negli Stati Uniti, iniziarono a decadere dal 1915, quando un americano impose la regola, diventata poi canonica, di una durata di almeno un'ora e mezza o due ore per un lungometraggio, richiedendo sale più confortevoli. Infatti il costo del biglietto salì a 10 centesimi. Prima era di 5 centesimi, perché il nome Nickelodeon deriva proprio dalla parola nickel, che era la moneta da 5 centesimi. Spero si fosse capito. No, forse no. Mea culpa. Nascita di una nazione di David Ward Griffith, è il primo vero film in senso moderno e rappresenta il culmine del nascente linguaggio cinematografico, codificando una nuova grammatica, sia in termini di stile che di contenuti e di lunghezza, che ancora oggi è usata. La sua grammatica comprendeva l'inquadratura intesa come singola ripresa, la scena intesa come insieme di inquadrature e la sequenza intesa come insieme di scene. Sappiamo però che nella storia del cinema non ci sia stato nessuno che tutto d'un tratto si sia messo ad un tavolo a dire queste sono le regole del cinema, ma che sia stata una continua scoperta di ciò che funzionava e di ciò che non funzionava, dando così via via alla settima arte delle modalità ben distinte e universalmente riconosciute, aggirabili o meno, ma sempre nella consapevolezza degli elementi portanti della cinematografia, di raccontare o mostrare una storia. Io quando penso a cinema penso principalmente al cinema di tipo narrativo, esiste anche quello semplicemente visuale, ma io penso a quello narrativo. Difatti per me il cinema è un mezzo, secondo me il più efficace, è un mezzo per raccontarti una storia. La cosa importante è sia la storia in sé, cioè il tipo di storia che si racconta, che il modo in cui viene raccontata. Anzi, oserei dire che il modo in cui questa storia viene raccontata è forse più importante della storia in sé. Durante gli anni del cinema muto, la proiezione del film, molto spesso drammatico, veniva integrata da un cortometraggio divertente che tutti chiamavano la comica finale. E fu proprio in questo contesto che rinacque la figura dell'attore. Max Linder è il primo vero attore comico riconosciuto sia in Europa che in America. A lui seguirono Max Sennett, Charlie Chaplin, Buster Keaton, tutti personaggi che facevano parte di una generazione in cui si cominciava realmente a capire che la figura dell'attore era importante. Intuizione giusta ha dato anche il diverso modo di girare che si sviluppava ai tempi, ossia tramite diversi punti macchina, l'utilizzo della luce come spiniente narrativo, soprattutto quella artificiale che iniziava a caratterizzare fortemente la fase di produzione di un film. Ecco, la profondità di campo, ossia con una minore distanza dell'attore dalla macchina da presa in diverse inquadrature, in modo da non costringerlo più a quella recitazione espansiva e colma di quella teatralità ottocentesca che ormai era percepita come ridicola o comunque non più adatta al mezzo cinematografico. Questi, insieme a tanti altri, diedero così origine ad un vero e proprio star system. Inoltre il fatto che la nascente industria cinematografica cercasse regolarmente nuovi interpreti, che pagasse loro delle vere fortune e che la fama enorme di cui godevano poteva arrivare all'idolatria, rese il mestiere di attore un sogno che catturò la fantasia delle masse, per farvi capire la piega che stava iniziando a prendere il cinema nella percezione dello spettatore. Mentre negli Stati Uniti si sviluppava un cinema narrativo classico destinato ad un vasto pubblico, in Europa le avanguardie artistiche svilupparono tutta una serie di film sperimentali. Gli artisti delle avanguardie europee usarono il cinema per creare rappresentazioni che si allontanavano dall'allora dominante cinema narrativo commerciale per creare uno spettacolo visivo nuovo.
In Italia ci fu il futurismo, il più antico movimento sul cinema d'avanguardia europeo, che fece notare quanto la cinematografia avesse da dare al di là di vecchi schemi narrativi e passate tradizioni legate per lo più alla storia della letteratura o del teatro. E questo proprio perché il cinema non aveva un passato a cui legarsi e non per forza doveva trovare negli altri mezzi narrativi l'unica via per esprimere se stesso. Era un mezzo totalmente nuovo, quindi un'arte futurista di natura. Nato ufficialmente nel 1916, i massimi esponenti furono Filippo Marinetti e Anton Giulio Bragaglia. Purtroppo ci restano solo una manciata di film rappresentativi di questo movimento che sin dall'inizio non ebbe ampio respiro, ma che fu di notevole ispirazione per le avanguardie europee successive. I registi di Russia, Francia e Germania ripresero in mano la concezione chiave del futurismo per creare modelli del tutto nuovi, basati in gran parte sulla situazione che il proprio paese viveva in quel periodo. Ogni paese affrontava la produzione di un film con spirito appunto avanguardistico o moderno. Diciamo moderno, incentrandosi su una tematica in particolare. La Russia riconosceva il cinema negli ideali di libertà e progresso. La rivoluzione russa, la sapete? Quindi nella cinematografia russa non troviamo film con l'intento di abbellire la vita secondo i canoni del futurismo italiano, ma di cambiarla proprio. E il cinema era il modo perfetto per mostrare quel cambiamento. Questo movimento nacque intorno al 1918-1920 e tra i suoi fautori più emblematici troviamo personaggi come Eisenstein, Pudovkin, Vertov e Kuleshov. Dico solo i cognomi perché i nomi sono impronunciabili. I quali trovarono nel montaggio la massima espressione del cinema. In Germania, invece, vista la drammatica situazione politica, economica e sociale che si viveva a causa della sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, non si portava avanti un cinema all'insegna della rivoluzione. Il cinema tedesco dell'epoca creava mondi onirici, rappresentazioni di sogno, più spesso di incubi, che furono anche di notevole ispirazione per il cinema horror che verrà successivamente. L'elemento chiave per i registi tedeschi era l'inquadratura in sé, non il montaggio, ed essa veniva mostrata come un vero e proprio dipinto, un quadro chiuso nella propria angosciante limitatezza. Tra gli immensi registi di questo periodo, che partì praticamente dall'inizio degli anni 20, vi furono Friedrich Wilhelm Murnau, vi rimando nuovamente a Nosferatu, quel film ha cambiato la mia vita, Robert Wien con il magistrale Il gabinetto del dottor Caligari, ed ancora George Wilhelm Pabst e Fritz Lang. Infine, nella Francia, sempre degli anni 20, dato il periodo estremamente florido che si viveva dopo la guerra, il cinema non aveva bisogno di legarsi a ideologie rivoluzionarie o a raffigurazioni di visioni pessimistiche dell'esistenza. Si legò invece a tutti gli altri principali movimenti artistici: fotografia, scultura, pittura, quindi arte a 360 gradi. E stesso gli artisti, che potevano anche non dilettarsi per niente di cinematografia, iniziarono a produrre i primi film sperimentali. L'esempio più calzante è Un cane andaluso del poeta Buñuel e del pittore Salvador Dalí, film più indicativo dell'allora nuovo cinema surrealista. Ci feci pure la tesina al liceo. Più avanti, nel 1927, la cinematografia incontrerà poi un nuovo stravolgimento. La Warner, sull'orlo del fallimento, valutò di giocarsi la sua ultima carta lanciando il primo film sonoro, Il cantante di jazz. Fu un enorme successo. Nel giro di poco tempo, la nuova tecnologia, prima basata unicamente su un sistema di dischi fonografici e poi sull'incisione diretta del sonoro sulla pellicola, si impose prima a tutte le altre case di produzione americane e poi a quelle del resto del mondo. Questa novità, poi ulteriormente perfezionata nel 1930 con l'implementazione del doppiaggio e della sonorizzazione, determinò una rivoluzione nel mondo del cinema. Tuttavia sancì anche la fine del cinema muto, poiché presto le persone iniziarono a preferire i film in cui era possibile ascoltare la voce degli attori. Inoltre, con il sonore e la musica, la recitazione a cui si affidavano gli attori del cinema muto risultava, nonostante i passi avanti del cinema narrativo, ancora gonfiata e ridicola. Così, dopo alcuni successi, quasi tutti i divi del cinema muto sparirono dalle scene in massa. Salì alla ribalta un'intera nuova generazione di attori. Vi consiglio il film The Artist per entrare davvero nel vivo di questa fase della cinematografia. Dotati di una tecnica di recitazione più adatta al nuovo cinema, che nel 1932 si avviava finalmente con successo al Technicolor. Il cinema ebbe anche un ruolo fondamentale per la ripresa psicologica della popolazione mondiale alla crisi degli anni 30. In America, Franklin Roosevelt, per porre freno alla Grande Depressione, intervenne attraverso un pacchetto di operazioni chiamato New Deal. Questo programma creava lavoro e cercava di rilanciare la attività economica. E il cinema faceva parte di questo progetto, non solo a livello economico ma anche sociale, intrattenendo la popolazione e rilanciando valori fondamentali come la famiglia, il lavoro o la virtù. Un
minuto per parlare di cinema, per dire che cos'è il cinema per me. Come si fa a ridurre in un minuto queste cose? Bisogna cercare di essere il più concisi possibile. Il cinema deve trasmettere tante cose, deve trasmettere emozioni, se siamo quelli che si vogliono divertire, che vogliono passare una serata in pieno divertimento, che vogliono evadere dalla realtà per qualche ora, per un paio di ore, forse tre se si guardano i film di Peter Jackson, oppure qualche riflessione, perché no, ancora meglio se il cinema riesce a trasmettere queste riflessioni sulla realtà, su noi stessi, sulla vita, su tante cose, sulla storia, anche se sono film per esempio biografici, per fare una cosa semplicistica. Ecco, io da un film, in ogni caso, per semplificare, per chiudere il discorso, cerco un arricchimento emotivo, un arricchimento di tematico, un arricchimento anche di riflessione. Un cinema deve farmi riflettere e deve lasciarmi qualcosa in più alla fine della visione. E buon cinema a tutti, come dico sempre, ovviamente. Nel periodo in questione però tale arricchimento aveva dei margini sin troppo restrittivi a causa del codice AIS. Esso venne dopo, nel 1934, e limitava la libertà creativa esigendo tre caratteristiche obbligatorie in un film: rispetto delle leggi sia degli uomini che di natura, rappresentazione del male subordinata alla vittoria finale del bene e messa al bando di crimini di dissolutezza e immoralità. Inoltre, per riuscire nell'impresa di raggiungere tutta la popolazione, ossia qualsiasi ceto sociale, venne concepito lo studio system, nel quale tutte le fasi di produzione di un film erano controllate da una casa di produzione che si avvaleva in pratica del miglior personale sulla piazza. Infatti, col massiccio emigrare degli autori europei già dai primissimi anni 30, il cinema mondiale si raccoglie quasi tutto attorno a Hollywood. Da tutto questo ne deriva la svalutazione del lavoro autoriale. Il film infatti si avvia ad essere un'opera collettiva con il marchio di fabbrica della casa di produzione, anziché il frutto dello stile individuale del regista. E le star tendono ad essere intrappolate in personaggi sempre più stereotipati. Intanto generi come la commedia e il dramma romantico impazzano, e in seguito si faranno strada generi come il gangster movie, il musical e il noir, genere quest'ultimo che si è maggiormente sviluppato nella seconda guerra mondiale. In questo stesso decennio inoltre assistiamo, come già accennato precedentemente, ad un'ulteriore rivoluzione: il film a colori, come i celebratissimi Via col vento o Il mago di Oz di Victor Fleming. Tornando al sonoro, si può certamente dire che condusse alla scelta di dare priorità all'azione e al dialogo. Ciò comportò la nascita di tre regole fondamentali: leggibilità, gerarchizzazione e drammatizzazione. Potrei spiegarvele a parole mie, ma per la mia volontà di essere il più esaustivo possibile, pignoleria, ve le spiego direttamente. Leggibilità. Il contenuto deve essere chiaro nella sua drammaticità. Questo non significa storie esplicite, elementari, ma la necessità di riuscire a far comprendere tutti gli elementi della narrazione: protagonisti, temi fondamentali, senso di ciascuna scena. Per fare ciò serve uno stile omogeneo, che rinuncia ad una forma troppo personale e ad effetti complessi. Gerarchizzazione. Le figure in primo piano sono di norma le più importanti per la storia, con una differenza netta tra ciò che sta davanti e lo sfondo. Qualsivoglia elemento importante non può stare sullo sfondo, per cui la profondità di campo è da evitare in quanto fuorviante. Quali nuove, mio caro Watson? I think that stiam piovendo banane. Inoppugnabile come al solito, come vedo. I beg your pardon, sir. Sapete dove posso trovare una mela? Sure, mister. Penso stia arrivando una. Che buffo modo di lasciare la scena. Drammatizzazione. La distinzione tra buoni e cattivi deve essere chiara attraverso contrasti di luce, di piani, di posizione e di azioni. Dove si trovava la notte tra il 15 e il 16 di agosto? Casa, a guardare la televisione. Poi c'era l'illusione di realtà. Essa restituiva al pubblico la sensazione di trovarsi di fronte ad un mondo reale e non ad una mera rappresentazione. Inoltre lo spettatore poteva sentirsi una sorta di dio, potendo spiare la vita fittizia dei personaggi sullo schermo da un punto di osservazione intangibile. La tecnica usata per conferire tale illusione è il montaggio narrativo, il quale crea un'ingannevole continuità temporale
e spaziale, con inquadrature girate in tempi e luoghi diversi, allacciate in una sequenza unitaria tramite principi di continuità narrativa, spazio continuo e prospettico, linearità temporale e trasparenza del linguaggio cinematografico. Che cazzo ho detto? Non si vede che lui è il cattivo, arrestatelo, no? Durante gli anni 50 lo studio system fallisce poiché le leggi federali privano gli studios di esercitare un vero e proprio possesso sulle sale cinematografiche. Ma durante il secondo conflitto mondiale si non smettono di produrre film di valore e promuovere sfegatatamente star come Chris S.U. Oddio, che stavo dicendo? James Stewart, Gary Cooper o Cary Grant. In questo periodo emerge inoltre il bisogno di esaltare e mettere ad esempio lo stile di vita americano, e in quest'ambito ci pensano registi idealisti come Frank Capra o Michael Curtis. Ricordiamo Casablanca con i grandissimi Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ed attori dotati di un patriottismo quasi esasperato, primo tra tutti John Wayne con i suoi western memorabili. Tuttavia nuovi artisti come Orson Welles o Alfred Hitchcock nella regia e Marlon Brando o James Dean nella recitazione stravolgono il normale modo di fare cinema, accorciando la distanza tra artisti e spettatori. E negli anni 50 portano sullo schermo un modo più verosimile di rappresentare la realtà. Piccola parentesi, allontaniamoci dagli Stati Uniti, in quanto è fondamentale dire che lo stesso intento ebbe anche l'Europa, seppur in modo estremamente diverso. Qui nacquero diverse scuole di cinema sparse per tutto il continente, tutte accomunate dalla voglia di rappresentare appunto la realtà, almeno all'inizio. Importantissimo quindi il neorealismo italiano, con i suoi registi di punta come Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, e poi dopo Federico Fellini, Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola. Penso al cinema come il classico messaggio messo dentro una bottiglia, in balia di un oceano vastissimo e caotico, per lo più. Il cinema in Italia è morto. Io credo nella reincarnazione. E credo anche alle bottiglie. Sviluppandosi in questo senso, il cinema europeo passa dalla pura raffigurazione della realtà agli esperimenti di cinema introspettivo di Marcel Carné. Essi poi vengono concretizzati nei grandi film di Bergman e Antonioni, in cui ogni cosa diviene soggettiva ed ambigua e i registi si soffermano sul particolare. In Francia questo genere di cinema diventa famoso in tutto il mondo grazie a maestri del calibro di Truffaut e Godard, i quali furono praticamente i fautori della Nouvelle Vague. Una corrente in cui i film cominciano ad essere personali, minimalisti, a ruotare intorno agli interrogativi e ai dubbi dei personaggi principali. Per queste correnti cinematografiche ed altro ancora vi consiglio di aspettare i miei prossimi speciali, che saranno più mirati. Non ho intenzione di semplificare tutto in un solo video, quando non si può, sarebbe offensivo. Sarete voi poi a dirmi se volete altri contenuti del genere per approfondire la storia della cinematografia. Ma già ce ne sono alcuni in cantiere che farò a priori perché ritengo che siano fondamentali per avere un buon quadro generale. Tornando in America, negli anni 60 e 70 il nuovo cinema si fa strada biasimando conformismi e compostezze della vecchia Hollywood per opera di registi audaci come Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Woody Allen e di attori come Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Meryl Streep. Le major poco a poco iniziarono a lasciar perdere le restrizioni stilistiche del codice Hays e si resero conto che le nuove generazioni volevano sentir parlare proprio di ciò che era censurato dalla produzione. E così iniziarono ad investire ferocemente enormi somme di denaro nella vana speranza di aver trovato una soluzione alla minaccia della televisione. Basta con queste rime. Tuttavia, verso la fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, le principali compagnie cinematografiche persero milioni e milioni di dollari, devastate dal potere mediatico della TV ed inoltrandosi in investimenti sbagliati, come ad esempio costruire sale cinematografiche all'interno dei centri commerciali con l'intenzione di attirare più gente possibile. Ma le sale erano spesso piccolissime, con una pessima qualità della visione e del sonoro. I produttori così andarono alla ricerca di nuovi metodi per attirare il pubblico e decisero di puntare su un pubblico giovanile, cosa che la televisione ancora si rifiutava di fare. E ci azzeccarono! Infatti in questo periodo emersero ad Hollywood registi come George Romero, Mel Brooks, quest'ultimo prettamente nell'ambito della satira verso i film del passato. Poi Roman Polanski, Miloš Forman, Robert Altman, Brian De Palma e tanti,
tanti altri. Il cinema degli anni 70 cercò anche di differenziarsi nella tecnica. Un esempio lampante fu l'invenzione di potenti lampade da studio che facilitavano la direzione della fotografia e permettevano di giocare un po' con l'effetto penombra. Sistema questo insieme a tanti altri che permise la rinascita del genere horror, a lungo associato a produzioni low budget, mentre con film come Halloween, quello di Carpenter, Shining, thriller horror, e L'Esorcista, vabbè qua è horror drammatico, thriller. Questa categoria ottenne una nuova rispettabilità e divenne uno dei cardini dell'industria cinematografica per circa 20 anni. Grazie alle nuove tecniche fu anche possibile conferire una rinnovata vitalità e validità alla fantascienza, con film del tipo Guerre Stellari di George Lucas o 2001 Odissea nello Spazio di Kubrick. Ciao a tutti, mi hanno chiesto di fare un piccolo video su ciò che rappresenta per me il cinema. Una domanda un po' vaga, nel senso che il cinema è l'arte che racchiude in sé più arti di tutte le altre. C'è un lavoro di scrittura, c'è un lavoro di scenografia, costumi, fotografia. Per me rappresenta il succo di tutto quello che mi circonda, insomma, e di quello che vorrei che mi circondasse nel cinema fantastico in particolare, e di quello di cui ho paura. Capisco quando Di Leo diceva che c'è cinema e ci sono i film. Nel senso che un film è un po' tutto. Film è tutto quello che è ripreso e fatto con una certa anche mestiere, diciamo. Tendo il cinema con la C maiuscola quando non è solo una dimostrazione tecnica di saper fare il proprio lavoro. Per me il cinema è più del saper fare il proprio lavoro e basta. Quello è fare film, un'esperienza che non è pari a altre a livello proprio artistico, almeno per me. Veramente mi emoziona, anche per questo termine mi emoziona, non so bene cosa vuol dire, mi trovo il bello in altro, non per forza nel dovermi far venire i brividi. Non lo so, un film di merda, ci metti 5 canzoni, mi garbano a me a bestia, è facile che diventi per me qualcosa che mi dà emozione. Non lo so, riprendono Londra in un film di merda e ci mettono sotto Joy Division, mi dà emozione. Però questo non vuol dire che poi magari il film sia una merda, cosa che è. Non è raro, cioè che le colonne sonore siano fantastiche, le canzoni scelte, il film è una merda. Alla fine per me il cinema è solo un'esperienza, che preferisco le esperienze fantastiche nel cinema, che sia horror, fantascienza, fantasy, tutto quello che uno vuole. Gradisco che il cinema mi racconti la realtà attraverso cose che non vedo nella realtà. Cioè chi lo può emozionare, chi può essere la vita, chi può. Per me non è la vita, cioè vale, è una cosa che dà piacere all'esistenza che si chiama vita. Ecco. Ti avvicina alla morte un più gusto, ecco. Anche il peggior film del mondo per me, quando ti dicono butti via il tempo quando vedi la spazzatura, no, perché per me guardare qualcosa, anche la merda, è la merda, vuol dire non aver buttato tempo. Ecco, il cinema è questo, non è mai tempo perso. Basta. Si svilupparono poi due diverse tendenze in questo periodo, entrambe caratterizzate da una profonda consapevolezza di come sfruttare gli insegnamenti dei maestri della storia del cinema. Alcuni registi preferivano continuare la tradizione hollywoodiana attraverso varie forme di omaggio a registi adorati, come Spielberg, che nello Squalo prende da Hitchcock l'espediente dello zoom col carrello per mostrare uno sfondo che si stringe misteriosamente attorno ad una figura immobile, oppure De Palma, che introdusse composizioni realizzate con il grandangolo che ricordavano Wells. Altri invece cercarono di dar vita ad un cinema più personale e di portare le tradizioni del cinema d'arte nella produzione di massa. E questa suddivisione vale anche per gli anni 80, in cui troviamo una nuova generazione di talentuosi registi come David Lynch, David Cronenberg, Spike Lee, Ron Howard, James Cameron, Tim Burton, Quentin Tarantino, Robert Zemeckis. Possiamo quasi affermare che gli anni 80, benché periodo di grandi capolavori, siano stati per il cinema un semplice consolidamento delle rivoluzioni avvenute negli anni 70, forse con solo una spruzzatina in più di stile citazionistico da parte dei registi. Ciao, sono Alessandro del canale Licaoni e il mio pensiero sul cinema è sia da un punto di vista di spettatore sia da un punto di vista autoriale, visto che comunque poi faccio questo per vivere. E da un punto di vista di spettatore, sostanzialmente il cinema è un mezzo né più né meno che uno strumento per poter accedere alle emozioni contenute nella storia che mi viene raccontata. E quindi da questo punto di vista il mio amore, la mia passione non è tanto per il mezzo in sé, che è una cosa che forse non ha nemmeno troppo senso, ma per le storie, quelle che vengono raccontate attraverso di esso.
Penso che sia un grande mezzo, perché comunque fonde al suo interno tante forme di espressione che, prese singolarmente, sono a loro volta molto potenti, ma unite in quello che viene denominato cinema diventano ancora più potenti, creando delle esperienze realmente coinvolgenti e avvolgenti. Quello che mi piace vedere da spettatore in un buon film è appunto una storia solida, sincera, e che trasmetta comunque una visione del mondo. Da questo punto di vista non sono per niente interessato a film citazionisti o fini a se stessi, dove trapela esclusivamente l'amore per il mezzo e quindi non una reale storia da raccontare. Questo ci porta anche a come vivo poi l'aspetto produttivo registico, che appunto è sempre in questa direzione qui, ossia quello del cercare di focalizzare sempre la storia che ho voglia e interesse a raccontare, piuttosto che perdermi in manierismi che appunto portano al cinema che parla di cinema o che cita il cinema. Credo che basti avanzi Tarantino in questo senso, e vorrei vedere al cinema storie di altro tipo raccontate con sincerità, e vorrei che altri autori facessero questo, come tento di fare io col nostro gruppo. Tutto. Sono incartato sul finale. Questa tendenza però non andava ad intaccare lo spirito autoriale delle pellicole, perlomeno non se ne faceva un ossile allo scopo di comunicare unicamente l'amore per il mezzo. Infatti troviamo le pellicole Incontri ravvicinati del terzo tipo, che sì, fu fatto nel 77, ma che ebbe forti ripercussioni soprattutto negli anni 80, o E.T., nelle quali assistiamo a un'evoluzione dei film sulle invasioni degli anni 50. E poi c'è Blade Runner, in cui il genere serviva a mettere in mostra i nuovi effetti speciali ed è anche una perfetta rappresentazione delle novità progettuali a cui le case di produzione si stavano avviando. Durante gli anni 90 ed infine negli anni 2000 vediamo palesarsi nettamente queste novità. Nel corso dell'ultimo decennio novecentesco, la grafica computerizzata si mostra in tutto il suo splendore in film come Jurassic Park o Terminator 2, con realizzazioni di lunghe scene interamente virtuali. Gli enormi incassi spalancarono le porte ad un rinvigorito ritorno alla fantascienza, alla quale si affermò definitivamente, possiamo dirlo, come genere non soggetto al calo di interesse da parte del pubblico. Purtroppo non avvenne la stessa cosa per l'horror, che in quegli anni visse di alti e bassi nonostante le innovazioni tecnologiche, condizione per questo genere che è andata via via a peggiorare nel corso del tempo, seppur non disdegnando l'iniziativa di alcuni intrepidi registi moderni. Adesso sta a voi, vedremo se ci troveremo d'accordo, che con la loro inventiva hanno fatto sì che questo genere non si perdesse nel mare della commercialità. Grande Fabrizio, allora, il mio pensiero inerente al cinema. Il cinema, secondo me, è un'arte talmente vasta ed elevata che veramente riesce a emozionare per ogni suo frangente. Io, bene o male, come vedi, parlo di horror, quindi cerco di analizzare qualcosa di più fantasioso, onirico, qualcosa che secondo me regala sprizzi di inventiva all'inverosimile. E soprattutto, ecco, appunto, un genere molto emozionale, ovviamente. Ma se dovessi fare del cinema in generale, credo che ovviamente è qualcosa che purtroppo in questo momento è un po' calato, purtroppo. Però è vero anche che fortunatamente possiamo spaziare nel cinema del passato, che è un viso, qualcosa di concreto, forte, ancora adesso deciso. Quindi, che dire? Il cinema, una passione. Il cinema, fantasia. Il cinema, arte. Punto. È questo. Quindi, grande Fabrizio. Il genere supereroistico, tuttavia, domina le sale cinematografiche grazie alla saga di Batman, ma Batman e Robin del 1997 segna un po' la crisi del genere. Dannato Joe Schumacher. Davvero non smetterò mai di ringraziare registi come Raimi o Singer per aver dato una seconda possibilità a questo genere negli anni successivi.
ma ora sto divagando. E si assiste ad un netto ritorno del cinema impegnato, del cinema provocatorio, e il genere thriller riscuote un ampio consenso, alle volte incrociandosi anche con l'erotico o l'horror. I film statunitensi a questo punto occupano la maggior parte del circuito distributivo, e negli anni 2000 questo processo è stato fortemente favorito dallo sviluppo dell'IMAX e del cinema digitale, decisamente più economico e che proprio per questo motivo sta avendo più seguito. Non volendo andare troppo nello specifico, si può dire che l'avvento del cinema digitale è una vera e propria rivoluzione, non solo dal punto di vista meramente tecnologico, ma anche per ciò che concerne l'esperienza cinematografica, che è diversa dato il diverso approccio visivo che offre. E quindi, dopo circa un secolo di storia, il cinema abbandona la pellicola. Questo processo, che in Europa si sta sviluppando con più di 10 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti, include la compressione del film in un file. Il lungometraggio arriva al cinema tramite supporto digitale o via satellite. Viene decriptato e scaricato sul disco fisso di un server abbastanza potente. Infine, attraverso un lettore, viene trasmesso in altissima definizione ad un proiettore digitale che lo riproduce sullo schermo. E poi vabbè, c'è il 3D, un tipo di proiezione cinematografica che fornisce una visione stereoscopica delle immagini per restituire quindi un particolare senso di profondità. Un altro contributo che la modernità ha dato al cinema è, non si può negare, Internet, che ha dato la possibilità di dare sia maggiore pubblicità ai lungometraggi delle grandi produzioni, sia maggior spazio e rilevanza al cinema indipendente. Quest'ultimo nato intorno agli anni 80 nella definizione che oggi gli attribuiamo, seppur con radici molto più profonde, e che attraverso questo grandissimo mezzo tecnologico gode di nuova linfa vitale, che poi attraverso Internet si possono anche scaricare i film, quindi non è tutto così positivo. Vabbè. Ciao Fabrizio, il cinema. Il cinema è la cosa più bella, a parer mio, che l'umanità abbia creato. Perché? Perché il cinema riesce a trasmettere emozioni che magari uno va alla ricerca di queste emozioni e non le riesce a ottenere, insomma, nella vita che uno vive tutti i giorni, no? Diciamo, ma la trova appunto in un film. Grazie ai film si riesce ad andare avanti e inseguire i propri sogni. Guardando un film riusciamo a scoprire dei lati della vita che magari non conosciamo o che ritroviamo nella nostra. Insomma, il cinema è qualcosa di meraviglioso. E come diceva un grande filosofo, qui la mia gatta insieme a me, un grande filosofo diceva che il cinema è l'attrito tra l'anima del regista e il mondo esterno. Giusto? Giusto. Il cinema odierno. Oggi bravi registi che rappresentano o cercano di rappresentare la settima arte ce ne sono, solo che mi sono accorto che appena si inizia a parlare di cinema contemporaneo le controversie non tardano ad arrivare, anzi arrivano proprio subito, più di qualsiasi altro argomento al mondo. In questo senso sento di conformarmi a ciò che una volta disse Woody Allen, che accennò anche in uno dei suoi ultimi film, ossia Midnight in Paris, ovvero che l'uomo cerca spesso di rifugiarsi nel passato per scappare dalla banalità e dall'incertezza del presente. La famosa critica alla contemporaneità, che anche se mi piacerebbe non è stata introdotta da Allen, discorso vecchio. E quando si parla di registi che vogliono cambiare le cose o rivoluzionare il modo di fare cinema, è ancora peggio, non solo per una mera questione di divergenze tra gusti personali, ma proprio perché in ambito creativo, quindi anche, ma non solo il cinema, ormai si sviluppano diverse concezioni del bello, sebbene si abbia una discreta consapevolezza dell'arte in esame. Un video sulla critica cinematografica ci sta tutto. Quindi, visto che voglio cercare anche una sorta di interazione con voi, ne approfitto per chiedervi: qual è il vostro regista attuale preferito? Magari argomentando, dandomi così la possibilità di rispondere senza scannarci l'uno con l'altro. Vedremo come va. Insomma, che cos'è per me il cinema? Il cinema, a mia opinione, racchiude tutto ciò che ci circonda, senza però professarsi esaustivo nella propria rappresentazione. E questo proprio per la natura stessa dell'idea di rappresentazione, che è ben diversa dal concetto di realtà. È un sogno che nelle sue sostanze, ossia i film, ha un inizio e una fine. E ad ogni visione, che sia stata piacevole o meno, ti lascia sempre quel senso di profonda insoddisfazione che ti spinge a voler sognare e sognare ancora. Potrebbe sembrare malsana come passione, e in parte potrebbe potenzialmente esserla, perché scommetto che molti di coloro che stanno seguendo questo video
abbiano passato periodi brevi o lunghi della propria vita a guardare e riguardare film, rinunciando anche alla vita sociale. Ma quando raggiungi quell'equilibrio in cui, ad esempio, la mattina dopo aver visto un film, vai a prenderti un caffè discutendo piacevolmente di ciò che hai visto con la tua ragazza, o il pomeriggio seguente con i tuoi amici o con chiunque altro in qualsiasi altro periodo della giornata, capisci che il cinema è entrato nella tua vita, che tu abbia coltivato o meno una vera e propria passione. Quella arriva se hai voglia, fondamentalmente. Lo so, è un discorso che si potrebbe fare con un milione di altre cose, come la musica, la scultura, la pittura, tranne che per un particolare. Il cinema, come lo intendiamo ora, è una rappresentazione realistica in tutto e per tutto delle nostre vite. E secondo me il potere dell'audiovisivo è imbattibile. Sia che noi intendiamo il cinema come puro intrattenimento, come mezzo per raccontarti una storia, o come la settima arte. Io sono felice di essere un appassionato di cinema. Ok, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto, soprattutto la pazienza che hanno mostrato per il tempo che è passato prima che io pubblicassi questo video. Ne è passato veramente tanto, per motivi che non sto qui a spiegarvi, e grazie, grazie davvero. Per quanto riguarda il video in sé, ci tengo a precisare che tutte le cose che ho detto derivano da dei miei studi personali, e soprattutto questo è davvero importante, che io non ho la pretesa di insegnare nulla a nessuno. Questo discorso vale sia per il video in questione, sia per tutti gli altri che verranno del progetto Il Mondo Cinematografico. Il mio intento è semplicemente condividere con voi tutto ciò che ho imparato su un mondo che adoro e fondamentalmente amerò per sempre. Sarà vero che io faccio ancora parte della vecchia guardia di YouTube, ossia con queste mini collaborazioni che ormai non si portano più, e con un video di un'ora, forse anche più di un'ora, dipende anche dalla fase di montaggio, in un contesto dove se fai un video di più di 15 minuti sei considerato automaticamente un pazzo. Comunque i video non saranno tutti così lunghi, anzi per niente, ho voluto semplicemente cominciare con un grande impegno da parte mia, cosa che non ho mostrato negli anni passati, e quindi voglio riscattarmi. I video di questo progetto saranno caricati una volta ogni 2 settimane all'incirca, perché nel mezzo, oltre alle solite video recensioni, che quelle non mancheranno mai, ci sarà anche un ulteriore progetto che parlerà sempre di cinema ma in maniera diversa e che coinvolgerà anche una seconda persona. Insomma ragazzi, tante cose, a me non resta altro che chiedervi di condividere, commentare e mettere mi piace e tutte le altre cose annesse. Vi rimando al mio prossimo video o alla mia prossima video recensione.